Uomini e donne, l'amatissimo tronista torna single, è stato un bel momento. L'annuncio arriva attraverso Instagram. Uomini e donne, l'amatissimo tronista torna single, è stato un bel momento. L'annuncio è arrivato su Instagram. Fonte Instagram. Tra gli ex tronisti di Uomini e donne, lui è stato uno dei più amati di sempre. Bellissimo e dotato di grande simpatia, Giorgio Alfieri è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi nel 2007. È lì che ha conosciuto e scelto Martina Luciani. Dalla loro relazione è nata la piccola Asia ma, dopo un po', la loro storia si è interrotta. Lo abbiamo rivisto in TV nel 2017, nelle vesti di tentatore a Temptation Island VIP, ma è anche sui social che l'ex tronista si tiene in contatto coi fan. E proprio sul suo Instagram, qualche mese fa, si era mostrato in compagnia della sua nuova fiamma. Si tratta di Silvia Corrias, ex moglie di un altro ex tronista, Luca Speracchi, attuale compagno di Mercedes Wenger. I due sembravano essere molto uniti e complici, ma qualcosa è andato storto. A confermare la rottura è stato proprio Alfieri, attraverso le sue stories. Diamo un'occhiata. Uomini e donne, l'amatissimo tronista Giorgio Alfieri torna single. È stato un bel momento. È finita con Silvia Corrias. È già finita la storia tra Giorgio Alfieri e Silvia Corrias. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex moglie di Luca Speracchi si erano mostrati insieme sui social all'inizio di questa estate. Vari scatti in cui si mostravano più uniti che mai. La loro relazione, però, è arrivata al capolinea e a confermarlo è stato proprio Giorgio, rispondendo a una domanda di un fan nei direct di Instagram. Ecco le sue parole. Eh sì, sembra tra Giorgio e Silvia è finita, ma stando a quanto ha comunicato l'ex tronista, la storia si è chiusa senza rancori e i due sono rimasti in buoni rapporti. E voi? Ricordate il percorso di Giorgio Alfieri sul trono più famoso della TV. Uomini e donne sta per tornare. E a proposito di uomini e donne, gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi possono gioire. La nuova stagione inizierà a partire da lunedì 7 settembre. Un cambio di programma, dato che inizialmente la partenza era prevista per il 14. Una nuova edizione ricca di colpi di scena, dove Trono Classico e Trono Over si uniranno. Le anticipazioni della prime puntate sono già succulente. Non vediamo l'ora di vederle. Appuntamento lunedì 7 settembre, su Canale 5, alle ore 14:45.